Se volete rinnovare la vostra casa con poco, il cartongesso è il vostro alleato. Facile e veloce da installare, infatti non implica lavori invasivi, potendo rimodernare il look dello spazio senza dover fare una ristrutturazione. Ciao, sono Sabrina e mi occupo di interni emozionali. Benvenuti sul canale. Qui parleremo della casa, dando suggerimenti di progettazione, idee per rinnovarla, oppure se dovete venderla, metodi per farlo velocemente. Se non volete perdere i prossimi video su questi temi, potete iscrivervi al canale e attivare la campanellina se volete essere avvisati quando esce un nuovo video. Finora qui sul canale abbiamo parlato del cartongesso, sempre in relazione contro soffitti. Oggi vedremo invece alcuni impieghi possibili se volete rinnovare la vostra casa. Il cartongesso è un materiale molto semplice ma molto versatile. È costituito da una lastra con un'anima in gesso chiusa da due fogli di cartone e ce ne sono varie tipologie a seconda dell'impiego. Ad esempio c'è quello adatto agli ambienti umidi, quindi ideale per cucina e bagno, c'è quello ignifugo e così via. Le dimensioni sono standard per quanto riguarda la larghezza di 120 cm e lo spessore di 12,5 mm, quindi poco più di un centimetro, mentre l'altezza è variabile, ma le lastre sono piuttosto grandi, di 2-3 metri. Il montaggio di strutture in cartongesso è relativamente facile, nel senso che lo è per i professionisti, molto meno se volete cimentarvi da soli. Sicuramente comunque è un'operazione più veloce e pulita rispetto ad esempio all'impiego di mattoni, perché il montaggio è a secco, cioè senza l'impiego di malte o colle. Infatti le lastre vengono fissate mediante delle viti a una struttura metallica che fa da anima interna. Essendo il lavoro così semplice, si può pensare di apportare piccole modifiche alla casa senza dover ristrutturare. Ecco perché il cartongesso risulta perfetto per rinnovare anche senza spendere cifre esagerate. Inoltre sono anche strutture facili da demolire se un domani dovessero essere rimosse. Ma come possiamo utilizzare il cartongesso per cambiare il look della casa? Un utilizzo molto frequente è quello per costruire dei tramezzi, ovvero pareti non portanti dallo spessore ridotto, circa 10 cm, solitamente realizzate in mattoni che servono per suddividere gli spazi e distinguere le varie stanze. Questo utilizzo è più per chi deve ristrutturare che per chi deve rinnovare casa, perché difficilmente si aggiungono pareti lasciando la stessa configurazione, a meno che non abbiate ampi spazi e possiate ad esempio ricavare una piccola postazione lavoro o un secondo bagno. Fate però attenzione al fatto che su questo tipo di pareti non potete appendere oggetti troppo pesanti o comunque bisogna utilizzare dei tasselli particolari al posto dei classici chiodi. Un altro impiego utile del cartongesso è per realizzare spallette. Non sono nient'altro che tramezzi dalle dimensioni contenute, che solitamente affiancano la cucina o l'armadio, facendo appunto da spalla a copertura del fianco. Se per esempio state rinnovando la cucina, state cambiando il mobile, potete pensare di aggiungere una spalletta per racchiuderlo meglio anche visivamente. Anche se c'è da dire che i mobili moderni sono rifiniti e lateralmente non sono così brutti alla vista. Il risultato sarà ancora migliore se aggiungerete il cartongesso per colmare il vuoto tra la fine dei pensili ed il soffitto. In questo modo la cucina sarà delimitata da muro, spalletta e controsoffitto, ottenendo un risultato davvero molto pulito. Se vi piace la cucina in stile minimalista e volete qualche idea, vi lascio qui sotto il video dove ne ho parlato e anche tutti gli altri video sul tema della cucina. Stessa cosa vale per gli armadi che possono essere contenuti su uno o su entrambi i lati, realizzando una nicchia. Per
rinnovare l'ingresso o per separare la cucina dal soggiorno in un open space, potete fare realizzare dei divisori in cartongesso. I possibili disegni della struttura sono pressoché infiniti e sarà a servizio di entrambi gli ambienti. Vi consiglio di prevedere delle parti aperte e chiuse per far sì che schermino, ma consentendo all'occhio di andare oltre, evitando la sensazione di chiusura completa. Se volete collocarlo nell'ingresso, che come spesso capita è già soggiorno, non dimenticate per il lato ingresso uno spazio per il guardaroba e una mensolina svuota tasche. Un altro modo per cambiare il look della casa conferendole un tocco moderno ed effetto facilmente è realizzando dei controsoffitti con faretti, strisce LED o gole luminose. Sostituendo il classico lampadario centrale con questo sistema, vi garantisco che il cambiamento sarà netto. Potete anche migliorare l'aspetto di un lungo corridoio abbassandone l'altezza fino a un minimo consentito di 2,40 m, che aiuterà a riproporzionarlo ed evitare la sensazione di tunnel alto e stretto. Il controsoffitto permette anche di differenziare zone di uno stesso ambiente, creando una sorta di volume a livello ottico. Ho dedicato un video specifico sul tema dei controsoffitti in cartongesso che vi lascio linkato qui sotto. Quando si ha una parete libera della casa o si vuole organizzare meglio la parete della TV, una buona soluzione sono le librerie o pareti attrezzate in cartongesso. Ad esempio, se avete tanti singoli elementi di arredo discontinui, realizzare un'unica struttura che li integri vi permetterà di sfruttare al meglio lo spazio e di ottenere un risultato più pulito e uniforme. Proprio per uno di voi ho ottimizzato questa parete disegnando una struttura con nicchie, antefilo muro e postazione PC integrata. Anche sulle librerie in cartongesso ho già pubblicato un video di cui trovate il link nella descrizione qui sotto. Se volete rinnovare la camera da letto potete sempre utilizzare una struttura in cartongesso. Ad esempio, se avete un sufficiente spazio frontale potreste prevedere una controparete bassa che integri anche i comodini e che allo stesso tempo faccia da testiera del letto, scegliendo un nuovo colore per tinteggiare questa e la parete di fondo. Se avete bisogno di qualche idea per i colori delle pareti, vi lascio il link alla playlist dove ci sono già una ventina di tonalità analizzate. Nel caso abbiate una camera grande, potreste abbinare al muretto basso una parete che crei la zona della cabina armadio dietro al letto. Se viceversa non potete spostare il letto in avanti perché siete già al limite, potete ricreare una piccola alcova integrando anche l'illuminazione. Se la parete è larga, potrete prevedere lateralmente ante chiuse o nicchie aperte. Col cartongesso è possibile realizzare a bassi costi anche mobili, come ad esempio quello del lavabo del bagno, ovviamente utilizzando le apposite lastre idrorepellenti. Il vantaggio è che potrete dimensionarlo come volete, svincolandovi da forme e formati presenti sul mercato. Oppure potete realizzare una scrivania. Ricordate di rivestire il piano di lavoro per far sì che non si rovini, con un pannello in legno o anche bello l'effetto con un vetro retroverniciato. Queste erano soltanto alcune idee per rinnovare casa grazie al cartongesso. Vi ricordo che troverete le immagini viste in questo video in una bacheca sul profilo Pinterest Zeoma Design. Come avete usato il cartongesso nella vostra casa?
Fatemelo sapere nei commenti. Intanto grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciate un bel like e se non volete perdere i prossimi potete iscrivervi cliccando qui al canale e ricordate di attivare la campanellina se volete essere avvisati quando esce un nuovo video. A presto, ciao!